Buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto in un altro Air Caffè. Air Caffè 10-15 minuti dove parliamo di cose aeronautiche e di simulazioni di volo in generale proprio nel tempo della degustazione di un caffè. Proprio per stare un pochino insieme di parlare delle cose che a noi interessano e ci calmano tanto. Oggi ci chiediamo, ma è meglio per quanto riguarda X-Plane 11 scaricare scenari, cioè aeroporti pay oppure aeroporti free direttamente da xplane.org? Questo è un po' il dilemma. In questo video voglio fare semplicemente un excursus su quelli che sono i pro e i contro di scenari a pagamento piuttosto di quelli che puoi trovare tranquillamente su xplane.org, e cerchiamo di trarre alla fine un po' di conclusioni. Quindi mi raccomando, ascolta bene tutto e dammi soprattutto un tuo parere proprio qui sotto nei commenti, perché mi interessa appunto anche la tua opinione al riguardo. Io credo che sia molto importante e questo mi permetterà chissà anche di fare una puntata numero 2 proprio su questo argomento. Io direi di cominciare a vedere quelli che sono i pro e i contro degli scenari pay. Allora, per quanto riguarda i pro, direi che gli scenari a pagamento hanno i pro un livello di dettaglio veramente elevatissimo. Inoltre, sono spesso e volentieri esattamente come li troveresti nella realtà, cioè con quel gate, con quelle finestre particolari, con quel colore, non so, dei muri, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto per quanto riguarda tutte le piste e quindi i segnali che trovi, diciamo, per terra. Poi non necessitano di librerie esterne, su questo torneremo subito dopo. Sono presenti i maggiori scali mondiali. Inoltre sono spesso e volentieri sempre aggiornati. Una volta che tu li compri, ovviamente sono sempre aggiornati. Passiamo a quelli che sono i lati negativi degli scenari a pagamento. Beh, innanzitutto non hanno una copertura mondiale. Ovviamente ci sono persone che li sviluppano, che li studiano, che guardano come sono in realtà, casomai vanno a fare delle fotografie e poi te le ridanno esattamente come sono. Ma devi aspettare ovviamente lo sviluppo da parte della software house che li produce. Poi un lato negativo è che ovviamente non trovi proprio lo scalo che ti può interessare a te, quindi la copertura mondiale non c'è. Poi devo dire che, ahimè, un'altra cosa che succede è che spesso e volentieri non troviamo moltissimi scali italiani. E se li troviamo, diciamo così, non ci sono i maggiori. Quindi questi fondamentalmente sono i pro e i contro di quelli che sono gli scenari, cioè gli aeroporti a pagamento. Passiamo adesso agli aeroporti free, cioè coloro che, quegli aeroporti che tu puoi andare a scaricare di tutto legalmente da xplane.org piuttosto che altri diciamo così siti specializzati. Penso ad esempio al sito francese di produzione degli scenari, che ce ne sono anche tra l'altro di bellissimi e fatti e sviluppati in maniera egregia. Ovviamente questi sono completamente gratuiti e ovviamente questo ti permette di avere una copertura quasi totale del mondo. Poi puoi trovare anche scali di piccole dimensioni, ad esempio se vuoi Carpi, secondo me lo trovi. Se vuoi quel piccolo aeroportino dove sei atterrato tanti anni fa, alcuni anni fa, per esempio Taigaeta, se così si può dire, lo trovi, eccetera, eccetera. Quindi puoi veramente essere veramente invogliato a scaricarli. E inoltre vengono sviluppati quasi costantemente da appassionati come me e come te. Basta che qualcuno sia un po' smanettone, sia un po' bravo con il Blender piuttosto che con altri programmi di 3D e tranquillamente riesci a produrne uno anche tu. Quali sono però i lati negativi? Molto spesso gli aeroporti gratuiti hanno la caratteristica di dover necessariamente scaricare delle librerie esterne.
Spesso e volentieri, quando vuoi in aeroporto in particolare, devi cominciare a scaricarti giga e giga di librerie, FF, Library, Open Scenery X, soltanto per dirne due, ma ce ne sono talmente tante che bisogna sempre rimanere aggiornati. Poi puoi avere problemi di compatibilità. Se tu hai ad esempio uno scenario vecchio e usi ad esempio X-Plane 11, alcuni, non tutti ovviamente, possono avere problemi di compatibilità. Non sempre avvengono questi problemi di compatibilità, ma ci possono essere. Hai necessità di imparare a utilizzare molto bene il file INI di X-Plane, cioè mettere poi gli aeroporti che interessano in questo file, famoso file INI, quindi composizioni più alte dell'aeroporto che mi interessa, proprio perché X-Plane si va a prendere la posizione esatta dell'aeroporto che ti interessa. Questo è un discorso che poi casomai affronteremo in maniera più dettagliata, casomai in un altro video. Sappiate però che ci devi mettere le mani, quindi devi essere un pochino smanettone e sapere come funzionano le directory principali di X-Plane. E adesso un po' di conclusioni. Si può fare a meno degli aeroporti Pay? Beh, assolutamente sì, si può, soprattutto se non hai grandi necessità e grandi velità. È chiaro che un aereista, ad esempio, che utilizza o aerei che vanno molto lontano, dei long haul, molto probabilmente vorrà utilizzare un aeroporto a pagamento. Perché? Perché l'aeroporto a pagamento ti permette di avere un dettaglio così elevato che quando poi vai su IVAO piuttosto che su VATSIM, beh, tu hai il radar di terra, la tower che proprio ti segue in tutto, quindi più sei preciso e più, diciamo così, ti avvicini alla realtà. Poi bisogna dire che per quanto riguarda i General Aviation, secondo me devi andare invece su aeroporti scaricati dal .org. Perché? Perché hai una copertura maggiore. Ovviamente però, come ti dicevo prima, devi imparare a smanettare sul computer, che questo però comunque, ragazzi, non è un fattore a sfavore, anzi il fatto di dover un pochino entrare nelle directory di X-Plane, capire come funzionano determinati plugin anche, ti permette di crescere sempre più. Quindi io direi che, volendo, o anche potresti dire: guarda, hai scoperto l'acqua calda, che bisogna utilizzarli tutti e due. Beh, diciamo così che è così, insomma, devi un pochino mediare in funzione di quelle, come sempre, che sono le tue necessità, le tue velleità, le tue passioni e soprattutto legate al tipo di aereo che tu utilizzi. Ovviamente mi interessa sapere la tua idea che ti sei fatto sugli scenari free e scenari pay, proprio perché può venire fuori un colloquio interessante e casomai darmi modo di fare un altro video rispondendo casomai proprio alla tua domanda. Bene, io direi che se questo video ti è piaciuto puoi lasciarmi un mi piace, che non ti costa niente, a me mi dà la grinta per andare avanti. Se non l'hai ancora fatto e ti va, ovviamente iscriviti al canale e ricordati che puoi supportare il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto e quindi supportarmi in questo modo. Bene, io direi che anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Line. Ciao!